Bene, oggi dopo aver visto in generale che cosa si intende per induzione elettromagnetica e la legge principale, probabilmente la legge principale di tutto l'elettromagnetismo, che è la legge di Faraday e Neumann-Lenz, oggi ci focalizziamo su alcune applicazioni, alcune conseguenze. Fatemi ricordare la legge brevemente. Abbiamo visto che se abbiamo in una zona dello spazio un possibile percorso chiuso delle cariche elettriche, allora se attraverso una qualunque superficie che abbia il percorso citato come bordo, c'è cioè una variazione di flusso del campo magnetico, lungo questo circuito, questo percorso delle cariche, si produce una forza elettromotrice indotta e quindi una corrente indotta. La relazione tra la corrente indotta, scusate, la forza elettromotrice indotta e il flusso del campo magnetico è molto semplice. La forza elettromotrice indotta è uguale alla rapidità con cui cambia il flusso nel campo magnetico B attraverso la superficie che ha area A e che ha a bordo appunto il circuito stesso rispetto al tempo. Questo segno meno, la legge famosa G di Lenz, la corrente indotta è tale da bilanciare, da compensare la variazione di flusso. Quindi se il flusso diminuisce aumenta il campo, aumenta l'area, oppure se il flusso diminuisce incrementa il campo per bilanciare la variazione. È un effetto di feedback per capirci. L'effetto è tanto maggiore se ho più avvolgimenti sullo stesso circuito e qui un richiamo su quello che significa il flusso del campo, cioè il prodotto scalare tra campo e un vettore che è numericamente all'intensità dell'area e come direzione è orientato come il normale punto per punto all'area stessa. Abbiamo già visto questo, mi pare, la corrente parassitica l'abbiamo già vista, mi sbaglio? L'abbiamo già visto, quindi su questo vado molto veloce. Anche qui è un effetto legato al fatto che se ho una superficie metallica, eccola qui, che entra o esce in una regione dove c'è un campo magnetico, nell'ingresso e nell'uscita, mentre è dentro non succede niente perché il flusso non cambia, ma all'ingresso e all'uscita si esercita una forza frenante legata alle correnti prodotte dalla induzione elettromagnetica, e questa forza frenante viene utilizzata proprio per produrre dei freni oppure per produrre un riscaldamento, come vedremo a breve, del materiale stesso che attraversa questa regione di campo magnetico. E questo l'avevamo già visto. Ecco, oggi ci focalizziamo invece su un'altra applicazione, che è il generatore di corrente alternata, che se volete è un analogo del motore che aveva avuto il suo tempo in corrente continua, però funzionando all'inverso. Cioè, quando abbiamo discusso del motore dato da una spira in moto in un campo percorso da corrente in un campo magnetico uniforme, abbiamo visto che il fatto di essere percorso da corrente produceva una rotazione della spira. Okay, qui c'è il processo inverso. Se io prendo la spira, qui ho una spira circolare, non so se riuscite a vederla, e meccanicamente la faccio ruotare all'interno del campo, okay? L'induzione, il fenomeno dell'induzione elettromagnetica produce una corrente indotta, quindi ho un generatore di corrente che, se volete, è proprio l'inverso del motore, solo che qui la corrente prodotta non è più una corrente continua come nel caso visto a suo tempo quando ci siamo occupati del campo magnetico, ma è una corrente che cambia nel tempo. Per quale ragione? Beh, vediamo se riusciamo a vederlo meglio qui. Qui abbiamo una spira rettangolare, il disegno è un po' piccolo, potevo farlo un po' più grande. E se vedete, la spira ruota attorno a un asse verticale, quindi il piano della spira è in rotazione. Quindi l'angolo che la normale al rettangolo che definisce la spira in ogni istante produce, cioè forma un angolo che cambia nel tempo. Immaginate che questa ruoti con moto circolare uniforme. Quindi l'angolo che la normale alla spira forma con le linee di campo di B è una funzione, ad esempio, lineare del tempo. Se il moto è circolare uniforme, per esempio, se lo faccio ruotare con velocità angolare costante, l'angolo e il tempo sono legati da questa relazione, dove omega è la velocità angolare del piano della spira. Quindi, quando andiamo a calcolare il flusso del campo attraverso la superficie della spira, avremo il campo magnetico B, l'area A della spira, e il cosino dell'angolo tra la linea,
del campo magnetico e la perpendicolare al piano della spira stessa. Ma questo, di queste tre grandezze, l'unica che cambia nel tempo è θ, è l'angolo tra i vettori area e campo magnetico. Quindi, essendo l'angolo θ legato col coseno, quindi una funzione periodica al flusso, allora la rapidità con cui cambia il flusso sarà proporzionale alla rapidità con cui cambia il coseno dell'angolo e quindi al seno dell'angolo che forma dell'angolo θ e quindi di omega t. Per cui, non so, ditemi se la derivazione è abbastanza chiara, ho fatto altro che fare la derivata del coseno, col segno meno, che insomma dà sempre la legge di Lenz, allora la funzione elettromagnetica, la forza elettromagnetica, la forza, scusatemi, elettromotrice prodotta per induzione ai capi della nostra spira sarà una funzione periodica, una funzione sinusoidale in questo caso del tempo. Quindi ho quello che si chiama una corrente alternata. Okay? Per corrente alternata, diversamente dalla corrente continua, si intende una corrente che non ha costantemente lo stesso verso. In particolare in questo caso, l'intensità e il verso della corrente cambiano periodicamente nel tempo con una legge sinusoidale, che potrebbe essere anche cosinusoidale, dipende da dove fisso l'istante iniziale del tempo. Questo è poco importante. L'importante è che è una legge periodica, con una funzione, ripeto, in questo caso sinusoidale. E il simbolo per questo tipo di dispositivo, per il generatore di corrente alternata, è questo aggeggino qui che vedete qua sulla destra. Cioè ho un tondino con sopra questo ondulato che ricorda la funzione seno, se volete. Quindi questo dispositivo indica un sistema di questo tipo che è in grado di produrre ai suoi poli una differenza di potenziale, quindi nel caso specifico una forza elettromotrice, che non è costante nel tempo, ma che ha un andamento oscillante, in questo caso oscilla come una funzione sinusoidale. Ok? Ecco, qui ce n'è un'altra raffigurazione. Qui abbiamo dei contatti striscianti tra le due estremità della nostra spira. E se colleghiamo questo, per esempio, a un utilizzatore, per esempio una lampadina, quello che vedremo, se la rotazione fosse abbastanza lenta, vedremo la lampadina che si accende, si spegne, si riaccende a seconda del valore della differenza di potenziale e quindi della corrente. Normalmente il periodo di rotazione è abbastanza veloce, come per esempio nell'utenza domestica, una lampadina che noi colleghiamo alla rete, okay, è soggetta a questo tipo di corrente. La corrente domestica ha un periodo di circa 50 Hz, quindi ha una inversione di polarità, cioè tra un massimo di corrente positiva e un massimo di corrente negativa di circa 50 oscillazioni al secondo. Ecco, di questo l'occhio umano non si accorge, quindi abbiamo la percezione di una corrente, di un'illuminazione continua, anche se in realtà è periodica, okay, per l'inerzia del nostro occhio. È possibile raddrizzare, qui fatemi tornare un secondo indietro, qui vedete appunto che per come abbiamo derivato la forza elettromotrice, quindi la corrente ai capi dei poli del nostro generatore, la forza elettromotrice, quindi la corrente, si inverte di verso, di direzione, no? Inverte proprio di segno. È possibile raddrizzare il flusso delle cariche nel nostro circuito, nel circuito utilizzatore, semplicemente introducendo dei contatti che si alternano, cioè quando la corrente dovrebbe diventare negativa, i due poli si scambiano e quindi ho corrente sempre nello stesso verso. D'accordo? Quindi è possibile fare in modo che la corrente non si rimane periodica o di tipo sinusoidale, ma se volete vederlo in senso matematico, è come se rispetto all'andamento precedente, cioè con i contatti continui, qui avessimo, anziché la forza elettromotrice così come dovrebbe essere, il suo valore assoluto. Appena cambia segno si inverte, quindi rimane sempre tra virgolette sopra l'asse dei tempi. Ok? Se poi invece che avere un avvolgimento, scusate ancora un secondo, diciamo ancora una cosa qua, se invece che avere un avvolgimento solo, una spira sola, ok? Immaginate di averne tante
sfasate di poco l'una rispetto all'altra, allora è ovvio che ognuna darà un contributo di questo tipo, solo che saranno sfasate in termini di tempo, no? Quindi lo sfasamento angolare di un avvolgimento rispetto agli altri, quindi per questo vediamo le bobine tutto sommato fatte con avvolgimenti che sono a forma di cilindro, ok? Perché sfasando il contributo di ogni bobina, cosa faccio? Sommo l'effetto sulla forza elettromotrice complessiva e quindi ho, il grafico finale, ho un contributo di questo tipo. Immaginate di avere tanti così, sfasati di poco, quindi qui avremo uno, un altro così e via dicendo. Quindi se li sommo tutti, fatemi fare un grafico qua sopra, avrò qualcosa di questo tipo. Okay. E quindi se lo sfasamento è sufficientemente piccolo, l'effetto complessivo è come se, tra virgolette, producesse una corrente continua, anche se in realtà dal punto di vista matematico continua non è, perché sono comunque delle micro fluttuazioni. Okay. Questo per esempio è quello che si verifica nella dinamo della bicicletta. Qui vedete che ci sono diversi avvolgimenti, qui sono tutti in asse, ma insomma normalmente sono sfasati, e qui abbiamo proprio la spira che viene fatta ruotare dal contatto meccanico con la ruota della bicicletta, la bobina interna ruota e quindi produce una corrente pseudo-continua, tra virgolette, per cui gli sfasamenti tra le varie spire sono tali che l'illuminazione della lampadina che osserviamo sembra, tra virgolette, continua, ok? E quindi, e ovviamente, se torniamo un secondo indietro, vedete che l'effetto sulla forza elettromotrice indotta, quindi sulla corrente indotta, è proporzionale anche a omega. Quindi più rapidamente ruota la bobina, più intensa è la corrente, la differenza di potenziale, più intensa è la corrente. Quindi se pedalo, tra virgolette, più forte, più veloce, ho più luce. Questo vi sarete sicuramente, non so se si usa ancora, adesso ci sono quelli a batteria, ma insomma una volta si usavano solo questi. Scusate. Ok? Quindi, riassumendo cosa potremmo dire, se ricordate un secondo, quando avevamo visto il motore in corrente continua, c'è un dispositivo che utilizzando un circuito, una spira percorsa da corrente continua in un campo magnetico, che per effetto della forza di Lorentz, questa spira si metteva in moto, quindi lì dalla corrente, dall'energia elettrica, cioè l'energia che spendo per far girare la corrente nella spira, ottengo energia meccanica, metto la spira in rotazione, cioè ottengo un motore. Qui abbiamo il processo inverso, okay? Muovo la spira e questa, per effetto dell'induzione elettromagnetica, produce una corrente di tipo alternato. E l'effetto della rotazione, quindi l'effetto dell'induzione elettromagnetica, produce una corrente indotta che è proporzionale al campo magnetico, a quanto è grande la spira, a quanti avvolgimenti ha la spira e alla rapidità con cui ruota la spira tramite omega, ed è una funzione periodica del tempo con una legge sinusoidale, grosso modo. D'accordo? Per aumentare questo è sufficiente aumentare la rotazione della spira oppure aumentare il numero di avvolgimenti. Okay? Questa l'applicazione appunto è l'esempio più semplice, quello della dinamo della bicicletta. Oppure, dal punto di vista più su grande scala, tutte le turbine che vengono mosse, per esempio, nelle turbine delle centrali termoelettriche o idroelettriche, le turbine vengono fatte a ruotare, ad esempio dall'acqua che cade dalle condotte in quelle idroelettriche, questa rotazione mediante il generatore di corrente alternata viene, produce la corrente che utilizziamo nella rete domestica proprio per effetto che abbiamo appena visto, di generazione di forze elettromotrici indotte e quindi di corrente indotta. Ok? Poi più avanti vedremo che questo tipo di produzione di corrente ha il grande vantaggio che è molto più facile da trasmettere rispetto alla corrente continua. C'era all'inizio del Novecento un grosso dibattito
la prima rete cittadina, ecco, furono negli Stati Uniti, e con dispositivi che producevano corrente continua non si riusciva ad avere corrente, tra virgolette, decente oltre i 5-6 km per dispersione. Invece in questo caso, utilizzando la corrente alternata, è possibile appunto trasmettere la corrente a distanze molto più elevate. Anche perché è possibile, con un altro dispositivo, che non so se vedremo oggi, ma lo vedremo prossimamente, accoppiare circuiti diversi in modo tale da, pur mantenendo l'energia trasmessa, bilanciare, cioè accoppiare la corrente e la differenza di potenziale in modo tale che, producendo una linea ad alta tensione, avete sicuramente sentito dire le linee, quali sono le linee ad alta tensione, ho una linea dove ho tensione elevata, quindi differenza di potenziale elevata, ma poca corrente. Ok? E quindi, dato che la potenza dispersa è proporzionale al quadrato della corrente, disperdo molto poco, cosa che invece con la corrente continua non posso fare. Un'altra applicazione che sicuramente avete visto, anzi qualcuno di voi ce l'avrà addirittura a casa, è un tipo di un dispositivo che è utile in cucina, un forno a induzione. Come funziona il forno a induzione? Beh, anche lì ho qui lo vedete aperto, quindi la pentola con l'acqua che bolle sopra il giornale, la parte del giornale appoggiata sul forno. Il forno è fatto con una lastra di vetro per protezione, e sotto il forno, cioè non so se riuscite a vederla, qui ci sono una bobina, degli avvolgimenti, dove la corrente alternata produce un campo magnetico variabile, e il campo magnetico variabile sul metallo della pentola appoggiata sul forno produce correnti parassite. Questi correnti parassite, per la legge di Joule, producono aumento di temperatura nella struttura della pentola che è di metallo, e quindi riescono a scaldare tutto quanto è contenuto nella pentola. È chiaro che il vetro poi alla lunga si scalda, ok? Perché? Perché si scalda? Perché si scalda la pentola che c'è appoggiata sopra. Ma in linea di principio, se io togliessi la pentola, ok, e accendo il forno, se ci metto la mano sopra non mi succede assolutamente niente, perché la mano non risponde alle correnti parassite perché non è un conduttore sufficientemente intenso. Okay? Quindi questa è un'applicazione abbastanza ormai diffusa dell'induzione elettromagnetica, proprio per cucinare i cibi. Un'altra, vado velocemente su questo, sono alcuni tipi di tavolette grafiche, non tutte sono fatte con induzione. Sotto la superficie sulla quale scrivo c'è una rete di conduttori e la penna, la superficie, la punta della penna produce un microcampo magnetico, e quindi dove appoggio la penna lì c'è una fluttuazione anche piccola del campo magnetico che viene registrata dai circuiti adatti e viene trasferita su un altro modo su un dispositivo che la registra, per esempio trasformandola in PDF o in caratteri o in segni in particolare. Okay? Anche questo è un effetto dell'induzione. E poi c'è l'applicazione legata alla musica, cioè la produzione di suoni legati all'induzione. Vediamo, avevo preparato un video, vediamo se riusciamo a vederlo. Ditemi se sentite. Riesce a capire, è un forte accento americano, ma dovrebbe essere abbastanza chiaro. Quindi per tutti i suonatori in aula. Contribute a whole lot to the sound. That's because it's solid, unlike an acoustic guitar, which is hollow. The neck of the electric guitar is fixed to its solid body with four screws.
Along the neck are the frets, and at the far end, the head, where the strings are wrapped around the tuning pegs. The strings are metal for a reason. Their magnetic properties interact with the pickups, and it's this magnetic interaction that creates the electric current that will be amplified to unleash the sound. Una chitarra che avesse delle corde di, che ne so, budello come quella acustica non funzionerebbe, funziona solo perché le corde sono metalliche, ok? Questo è importante. The instrument. At the body end of the strings, the bridge and a metal lever. Attached to the bridge are three springs set into the back of the guitar. The metal lever, known as the whammy bar, loosens or tightens the strings to create a tremolo effect. Cool. But that's nothing compared to the amazing performance of the pickups, turning mechanical vibrations into electricity. Il pickup è quello dove si manifesta l'induzione. With a very fine copper wire coil. The wire is thinner than a human hair and wound around the magnet 7,200 times. Uncoiled, it would stretch the length of 8 football fields. These knobs control volume and tone. This is the pickup selector switch. The tone knob acts as a kind of filter. It works with a capacitor built into this circuit board. It gets rid of high frequencies, giving the guitar a warmer, fuller sound. But tone and volume mean nothing if you can't hear a thing. The pickups are key. They really pick up the string's vibe so they can be amplified. All this using only a few magnets and a coil. The pickup's magnets produce a stable magnetic field. That is, until the guitar is strung and the vibrating metal strings disturb the magnetic field, inducing an electric current in the coil. The current fluctuates in keeping with the movement of the metal strings. So, if we pluck the A string, it vibrates at 440 cycles a second, or 440 hertz. And that will induce an electric current of the same frequency in the pickup. What's the point of a pickup selector switch? Well, to get a particular sound, guitarists can choose one or a combo of pickups. The pickup closest to the bridge, where string tension is high, picks up high-frequency sounds. The pickup closer to the neck, where tension is less, registers more bass. But the electric guitar is nothing without an amplifier. In fact, the amplifier is considered part of the instrument. Unplugged, the 2-volt current from the string's vibes won't get power cords to the back of the stadium. It needs a boost, first by a preamp, and then by the amp itself. And the louder, the more distortion. Guitar amps are built to enhance distortion. The incoming electric current totally overpowers the circuitry and brings out the buzz. It can be so loud, it can actually cause the strings on the guitar to vibrate, setting off screeching feedback. Now that's a buzz. Surprisingly, to produce music, the electric guitar makes electricity, thanks to the laws of electromagnetism. Domande? Il vantaggio di questo filmato è che ti, ahimè, anche se chi ama la chitarra elettrica e soffre a vederlo, che sega, taglia proprio la chitarra elettrica, fa vedere come è fatto dentro, penso che per uno che suona sia proprio quasi un atto di violenza, ma insomma, era a scopo didattico, ecco. Invece il prossimo filmato è più quantitativo, scusate, questo spiega un pochino più approfonditamente, vediamoci anche questo. Rock and roll, this is a pickup coil from an electric guitar. And I hope that you can see that there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 magnets right here. Let's prove that they're magnets. Yep, stuff sticks to them. And each magnet is designed to magnetize a string of the guitar. So the strings will be like, well, the pickup would be like that if the strings were like this. Do, 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 do in front of it and you go like that and it would be awesome. Or we could show it like this, and I think that might make the most sense. This coil here
this pen thing. Okay, here, let's get a marker. We're talking about 500 turns or more. And out of this just comes two wires. So let's talk about how rock and roll is made. I'm going to zoom in on just one of these magnets. The magnet's like this, and it has a north pole and a south pole. I don't actually know if the north pole is the one that's sticking up, and I frankly don't really care. But there is a coil going around it, like this. Lots and lots of turns. Hundreds of turns! And the coil comes out and goes out, and yeah. So it's got two leads laying in front. But in front of the magnet lies a string, and from our perspective, the guitar string is sliced and would appear right there. I guess it's going to be a little bit smaller, but I wanted to show you that when the string is nearby the magnet, then the string becomes magnetized, and you can bet that it would prefer to have this side be south and that side be north, assuming it's a ferrous material. So we're going to set it up like this, and then if you hit the string, boom, you hit the string, that string will shake back and forth, which in turn will change the amount of flux going through this coil. Now, does this coil like having its flux changed? But the coil is monitoring the change of flux. È chiaro che se questa fosse di plastica non potrebbe produrre nessun campo magnetico variabile, no? Il campo magnetico variabile è prodotto dall'oscillazione della corda che si magnetizza, si polarizza per induzione, per effetto del magnete permanente che è questo. Invece gli avvolgimenti subiscono la variazione non tanto di questo campo magnetico, ma di questo, quello legato alla corda. Okay? Every instant. So it's getting this derivative of the flux as a function of time, and it's multiplying that by the number of turns that we've got, so this is a big deal, and then putting a minus sign on it to find the induced voltage on the coil. So the coil is spitting out a voltage function that's sometimes big and sometimes small, and sometimes big and sometimes small, as the string is vibrating up and down. And we're probably going to get a graph that looks kind of like this. The induced as a function of time will be like this. And the frequency, well, this is like a period or something, and one over that would probably be the frequency, but the frequency will correspond to and be exactly the frequency of the vibrating guitar string. So the information about how the guitar string is vibrating is carried in the induced voltage. And this is awesome because now you can amplify this and send it around, and then you can then hear the movement of the guitar string without having to have any sound come from the guitar string and be amplified through the body of the guitar and then come to your ears. So it could just be immediately recorded, or it could be amplified and then played back on speakers, etc. So let's make a little schematic diagram of what we've got. We've got a guitar. And I suppose it has to be an electric guitar. And then we can send the signal from the guitar to some pedals, and those pedals can change the sound in a lot of awesome ways. I'm only beginning to explore that. You probably know more than I do about it. And then we'll go to an amplifier. So you're talking about Fender or Marshall or something. And these guys are going to make your sound louder. Not your sound, I should say your signal. So they're going to take a small induced voltage, and even though there are 500 turns or so here, we're going to say that this voltage is rather small, probably in the millivolt range. And they're going to make it in the volt range, and make a much, much larger voltage change coming out of that sucker, coming out of the amplifier. Then the amplifier will send the signal to a speaker. If it's not being recorded, it's going to be sent to a speaker. We'll talk about speakers in just a minute. But before we talk about speakers, I want to ask you a couple questions about guitar. For instance, would it work with nylon strings? Electric guitar with nylon strings? No, it's kind of plastic. Answer is no. Why not? No. Why not? You figured out. And would it work with copper string? Electric guitar with copper string. What if you, what if you are looking in some fancy magazines and they say that they can get you gold strings and, well, gold doesn't have that much tensile strength, but what if it, yeah, you got suckered into something silly like gold string, would that work? And you can figure that out.
Turns out only a few things will work, and you should discuss that in the comments. But let's talk about the sound you get out of the electric guitar. So if you've got a choice between two strings, and one of them's like this and the other one's like that, assuming they have the same density, which of these two strings is going to have more acceleration if you pluck it? I'm going to argue that low mass means higher acceleration. I'll just write big acceleration. And another thing that could make our acceleration big might be changing the tension. Would you want tension high or tension low? Big acceleration of the strings. What kind of tension? Oh yeah, you want high tension. High tension would lead to a big acceleration of the strings, because really tension is a force, and it's a restoring force on the string. If you think about the string being like this, and there's a lot of tension, if you just plucked the string that way, then it will want to get back to where it was much more. Questo funziona anche con le chitarre acustiche. La tensione della corda influenza la frequenza, ok? Con cui cioè, quando si accorda la chitarra, non si fa altro che cambiare la tensione della corda, corda per corda, a seconda di per riuscire a regolarla, a sintonizzarla con la nota giusta. Eagerly, when it has high tension, it'll go back, it'll actually go to right here, and then it'll vibrate back and forth, and this is the first note. You've studied all that stuff, but I just want to think a little bit more about rock and roll. What about if I have more acceleration? Does that mean faster or slower vibrations? What do you think? I'm guessing that'll be faster vibrations. Sure, because more acceleration means that you can change your velocity more quickly, so that means the vibrations can be faster. What about pitch? Pitch is an interesting idea. If you have a faster vibration, does that mean higher pitch or lower pitch? Pitch significa è la frequenza della nota, quella che noi chiamiamo frequenza, la nota in inglese si dice pitch, il ritmo di oscillazione. Faster vibration leads to higher pitch, in fact. This is why when you hit things that are thin and light, like crystal glass or something, you tap it, it goes ting. And when you hit a deep, heavy bell, it goes boom. So the big heavy bell has more mass and obviously has a lower pitch as a result of that. So that's cool, but it's time to talk about speakers. Once you've gone from the amplifier and you're ready to hook up a speaker, then, well, I'll show you a few speakers. You got little speakers like this. And you got medium speakers. Actually, most people would consider this a reasonably big speaker. Big speaker like that. And then you've got big speakers like this guy right here. Somebody busted out the foam surround on that, but it's still a rather big speaker. On the back of all the speakers, you see a magnet. See that? Yep, cool. And there's a magnet even on the back of this little guy. It's kind of a weak magnet. Come on. Oh, there, you can see in the middle. Alright, good. So I want you to notice this thing in the middle. The speaker moves in and out, and that's how you hear the sound. That little papery thing in the middle is called a voice coil. This speaker's been busted out a little bit so you can see it. But in this guy, they put a little cover over the voice coil so you can't see it. But you can see the leads going in. Those two leads are going into the voice coil. Now the voice coil is simply a piece of metal wrapped up like this. It's like this direction, and it is a coil in much the same way as the pickup. You're going to see all kinds of analogies to the pickup right here, because it's kind of doing almost the exactly same thing. And I'm going to give you a magnet. There's always a magnet in a speaker. You've got the north side and the south side. I'm just kidding. Some speakers are done without magnets, but those are really expensive and rather awesome. I love those kinds of creative ideas. Now I'm just going to be talking about a standard electromagnetic speaker. So there's a magnet here, and it usually fills the
In this case, you see my voice coil is the paper cone right here, paper cylinder, and right inside of it and completely filling it is a magnet right there. So you've got this big magnet and you've got this sucker here called a voice coil. And the plan is that when you send a big voltage through here, signal comes in here. And when you send a big voltage through it, you'll get a big current. And the big current will cause the voice coil to become a magnet. And the voice coil will either be facing the right direction, like this would be north and that would be south, in which case there would be a force that way. And so the voice coil will be pulled in. And or the voice coil could get a current the other direction, in which case you'd have a south here and a north here, and then there'd be a force that direction on it because it's a magnet facing the wrong direction compared to that guy right there. Now that's cool. I can now put a signal into this voice coil and make the coil go forward and back. If you then take a cone of paper or plastic, were you ever asked this at the grocery store? And that cone then is attached to the voice coil, so it moves with it, and it can move in and out. And the beautiful thing about it is if we go all the way back to the guitar string is vibrating at the same frequency, at the same frequency as the cone of the speaker. So you are now getting information from the shaking of a small metal string out to the cone of the speaker that is slapping. Quindi il segnale prima è trasmesso dalla corda vibrante al circuito dall'avvolgimento attorno ai magnetini sul pickup, è un segnale elettrico che viene amplificato perché è dei millivolt, l'amplificatore lo amplifica, manda il segnale alle casse, le quali col processo esattamente inverso, cioè con un campo magnetico oscillante, vibrante sull'avvolgimento, per interazione col magnete fa oscillare questa specie di membrana che funziona come la superficie di un tamburo, se batto su un tamburo questo oscilla e produce un suono. Quindi il segnale da elettrico viene riconvertito nuovamente in segnale acustico. Okay? Attenzione, non tutte i diffusori acustici sono fatti con questa tecnologia, quelli per esempio delle cuffiette che abbiamo con le personali, lì ovviamente il magnete non ci può essere, è tutto un altro principio. Okay? Scusate, eccoci. Air, then the air gets slapped back and forth, it transfers that information through a wave, through the medium of the air, to your ear, and your ear can sense it, and hence, rock and roll. Okay. È un po' insomma, teatrale, però è efficace come spiegazione. Domande? Ok, va bene, qui direi che ci possiamo fermare. Ok, per oggi può essere sufficiente. Spero prima che i suonatori di chitarra elettrica abbiano apprezzato questa applicazione dell'induzione elettromagnetica.